Ciao ragazzi, bentornati qui con me, Chef Fabio, nella Cucina per Tutti. Come state? Allora, care mamme, oggi facciamo un antipasto davvero goloso per i vostri bimbi. Sì, perché facciamo dei nuggets di pollo davvero, davvero buoni. Invece di farli andare al fast food in questo periodo, vogliamo rimanere in casa per preparare insieme quest'ottima ricetta golosa, ma che va bene ovviamente non solo per i nostri bimbi o per i nostri figli, ma per tutti quanti noi. Quindi, se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per fare insieme questi nuggets, mettiamoci al lavoro, i fornelli ci aspettano. Prendiamo nota quindi degli ingredienti che ci serviranno per fare insieme questi nuggets. Allora, ci serviranno 300 g di petto di pollo, 50 g di latte, 50 g di formaggio fresco spalmabile, 3 fette di pane in cassetta o pan carré, sale, un pochino di rosmarino, poi per la frittura ci servirà del pan grattato, della farina e 2 uova. Mettiamoci quindi al lavoro e vediamo come fare insieme questi nuggets. La prima cosa che facciamo è tagliare grossolanamente il petto di pollo in questo modo. Ho tagliato il pollo, mi sono anche preparato un mixer con tutti quanti gli altri ingredienti, fuorché il pan grattato, ovviamente, la farina e l'uovo che ci serviranno per la panatura finale. Ora io prendo il pollo, lo metto all'interno del mixer o del frullatore. Dopo aver messo il pollo, faccio la stessa cosa con tutti quanti gli altri ingredienti che ho preparato, ovvero li metto nel mixer. Quindi il formaggio spalmabile, il latte, prendiamo anche il pan carré, lo spezzettiamo e lo mettiamo dentro in questo modo. Ed infine mettiamo il rosmarino e un po' di sale. Dopo aver messo tutti quanti gli ingredienti, andiamo a frullare tutto quanto. Facciamo in modo che tutti gli ingredienti che abbiamo messo all'interno del mixer formino un composto liscio ed omogeneo. Mi raccomando, fatelo bene affinché non vengano a crearsi dei pezzi grossi e dei grumi. Ecco, come potete vedere, gli ingredienti si stanno amalgamando per bene. Dopo aver frullato gli ingredienti, ho travasato l'impasto in una ciotola, l'ho ricoperta con della pellicola trasparente, ora la lasciamo riposare per un'ora in frigorifero. Il tempo di riposo dell'impasto è terminato, come potete vedere io ho preparato un tagliere con tutti quanti gli ingredienti per fargli la panatura ai nuggets. Noi subito che cosa facciamo? Prendiamo la ciotola con le uova e con una forchetta andiamo a sbatterlo ovviamente. Una volta che noi abbiamo sbattuto le uova, facciamo questo procedimento. Andiamo a prendere un pochino di impasto, come vedete è abbastanza morbido, e possiamo decidere se farlo di queste dimensioni o anche un pochino più grosso. Noi gli diamo un po' la forma schiacciata in questo modo, lo mettiamo, come potete vedere, nella farina, lo possiamo buttare nell'uovo in questo modo, e successivamente lo mettiamo nel pan grattato. Noi completiamo l'operazione con tutto quanto l'impasto e poi possiamo andare a friggere. Io ho terminato di fare le forme per i nuggets, vi faccio vedere da vicino, questo è il risultato, vedete? Sono venute delle forme non tutte uguali, non regolari, ma una volta fritte vi assicuro che saranno molto belle da vedere, ma anche da gustare. Prepariamoci una pentola con dell'olio di arachidi all'interno e poi possiamo friggere. Abbiamo preparato una pentola con dell'olio di semi di arachide. Mi raccomando, utilizziamo questo tipo di olio perché, come vi ho spiegato anche in altri video, ha un punto di fumo abbastanza alto. Quindi vado ad accendere sotto la pentola il fuoco, aspetto che si scalda e poi possiamo friggere i nostri nuggets. Io me ne sono preparato qualcuno su una schiumarola così non mi brucio e li vado a mettere proprio nell'olio. Nel frattempo che i nostri dobloni di pollo si cuociono e si friggano, noi prepariamoci un piatto con della carta assorbente. Quando i nuggets sono pronti, salgono in superficie
il colore che hanno raggiunto è veramente perfetto, li andiamo a mettere sulla carta assorbente e poi possiamo andare a fare la prova dell'assaggio. Io ho messo i nuggets in un vassoio e sono pronti per essere degustati. Guardate che belli! Abbiamo finalmente terminato con la cottura e la frittura dei nostri dobloni di pollo, dei nostri nuggets. Beh, che dire, effettivamente se li guardiamo assomigliano molto sia a livello scenografico che a livello di colore a quelli che troviamo nei fast food. Ora noi li andiamo ad assaggiare e ovviamente come non mangiare questi buonissimi nuggets se non con del ketchup? Quindi io vado a spezzarlo. La consistenza sinceramente è molto bella, abbiamo messo dentro come potete vedere anche il rosmarino che dà un tocco più casalingo alla nostra preparazione. Buoni, uno tira l'altro, quindi provate a farli, sono sicuro che vi verranno molto bene, sono contento che mi seguiate sempre, io vi ringrazio perché mi date sempre un grande supporto al canale, gli iscritti stanno aumentando, so che vi piacciono le mie video ricette perché mi scrivete anche in privato spesso, io vi saluto e ci vediamo alla prossima video ricetta, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e suggeritemi insomma qualche video ricetta. Da Chef Fabio un saluto.